Siamo nella chiesa dei Santi Giorgio e Leonardo in compagnia del suo parroco Don Luigi Di Nardo. Don Luigi, questa sera c'è appunto l'adorazione dell'Eucarestia e in più voi avete allestito veramente un particolare altare della Reposizione. La chiesa è gremitissima. Lei poco fa ha coinvolto tutti con la lettura di un brano riguardante la sete. La sete è l'acqua di cui la quale è protagonista appunto all'interno della vostra scelta. Padre, si parla spesso di sete di conoscenza, di sete di fede, ma quest'anno, un anno un po' particolare, l'anno della crisi in cui si sente di più, possiamo parlare della sete della speranza? Subito mi viene in mente quello che ci ha detto Papa Francesco la scorsa domenica delle Palme: non fatevi rubare la speranza. La speranza deve riempire sempre i nostri cuori e noi dobbiamo essere attenti a chi ce la ruba, perché sono proprio queste difficoltà che stiamo attraversando e spesso possiamo correre il rischio di perdere i punti di riferimento. Quindi una sete di speranza, una sete di vera vita. La vera vita, ma in particolare la vera fede. Siamo nell'anno della fede, ci avviciniamo alla Pasqua, una Pasqua in cui la fede è indispensabile per riuscire ad affrontare le difficoltà quotidiane, ma anche per scoprire come si può vivere bene con poco. Certo. La semplicità alla quale ci richiama sempre questo Papa che ci affascina, affascina un po' tutti, può riempire e appagare i cuori. Però penso alle difficoltà che stanno attraversando molte famiglie, penso alle tante sofferenze, penso agli ammalati, penso a quanti hanno bisogno di amore. E certamente, ecco, la nostra fede, quella cristiana, deve servire ad andare incontro a questi nostri fratelli necessitati. Ecco, padre, dalla sua esperienza, qual è il consiglio che dà a tutti i visitatori sul come approcciare a questa nottata e specialmente su quali aspetti riflettere in prossimità della Pasqua? Ecco, bene, non è sepolcro perché Gesù è vivo. Gesù è realmente presente nell'Eucaristia. Il tema che abbiamo voluto dare a questo nostro altare della Reposizione è la fede sorgente di grazia. Quindi il messaggio è proprio questo: andare alla fede per trovare qualche cosa di profondo, quella sete che ci appaga, quella sete di cui abbiamo bisogno, ed è la grazia. Gesù nel nostro cuore, Gesù in mezzo a noi, Gesù che ripercorre le nostre strade e ci affianca, ci prende per mano, ci conduce, ci guida, ci rassicura. Don Michele Tartaglia, questa sera siamo con lei qui nella Chiesa Madre di Campobasso. Tra poco inizierà l'ultima parte della veglia. Questa è una serata importante in prossimità della Pasqua. Ci sono tantissimi fedeli che vengono per adorare l'Eucaristia e in particolare per prendere atto e contemplare i diversi altari della Reposizione. Voi ne avete creato uno particolare, qual è il suo significato? Il significato di questo altare si inserisce all'interno del cammino che facciamo durante l'anno con gli scout e con tutta la comunità parrocchiale. Quest'anno particolarmente riflettiamo sulla figura di Mosè e quindi sul cammino dell'Esodo. Abbiamo visto prima di Natale il simbolo della roccia e adesso, durante il tempo di Quaresima, ci siamo soffermati sul simbolo dell'acqua, che è segno di purificazione e di rinascita, e nell'Esodo particolarmente è l'acqua che viene attraversata nel Mar Rosso, ma è anche l'acqua che scaturisce dalla roccia che Dio dona al suo popolo.
La presenza costante degli scout è la rappresentanza della gioventù che non abbandona la tradizione ma non si allontana dalla fede. Un messaggio importante durante questo 2013 che è appunto l'anno della fede. Sì, certamente i giovani sono comunque interessati al discorso della fede. Non dobbiamo chiaramente pensare che ci sia semplicemente un'accettazione passiva, ma sicuramente c'è un modo dialettico di confrontarsi con il mondo della fede. Quindi anche stando magari nella Chiesa non necessariamente la si accetta passivamente, ma la si vuole accogliere confrontandosi e soprattutto come una risposta alle grandi domande della vita. Questa giornata ha visto anche diverse altre celebrazioni, dopo la messa appunto la lavanda dei piedi, dopo la veglia che durerà fino a tarda notte, domani ci prepariamo per il Venerdì Santo, la passione di Gesù, subito dopo la Pasqua. Ecco, questi sono i tre giorni più intensi, i tre giorni dove si concentra appunto tutta la contemplazione, la riflessione di un cristiano. Quest'anno appunto una Pasqua non facilissima, un anno di crisi, però abbiamo un nuovo Papa che promulga un messaggio di speranza. Sì, certamente è una Pasqua di speranza anche con questo segno del nuovo Papa, ma non dobbiamo dimenticare che appunto la Pasqua non è stata mai facile dall'inizio, da quando Gesù è morto sulla croce, e ha ricordato sempre a noi cristiani che non dobbiamo pensare a una vita facile, quanto piuttosto una vita vissuta fino in fondo, quindi anche con quella parte di sofferenza che però, se ben vissuta, porta certamente alla risurrezione, quindi alla speranza. Siamo con il capo scout del gruppo degli scout della cattedrale di Campobasso, Marcello Lucarelli. Questa sera la vostra è una presenza immancabile. Per l'ennesima volta gli scout prestano servizio, ma in particolare si fanno promotori del messaggio di fede. Ma la nostra realtà comunitaria qui in cattedrale vive da sempre con il gruppo scout e siamo nati in effetti così come è nata la cattedrale, e il nostro obiettivo è quello di animare la nostra comunità, e approfittiamo chiaramente di questi momenti forti, momenti di riflessione, per portare un messaggio soprattutto al mondo giovanile. Non a caso siamo una comunità educante, quindi una comunità che prende ragazzini, bambini dagli 8 anni fino ai 21 anni. Per cui diciamo che noi, in sintonia con il parroco, vogliamo raggiungere gli obiettivi che sono poi quelli della vita ecclesiale, e quindi un messaggio di speranza soprattutto per le comunità giovanili. La speranza è appunto uno degli argomenti importanti di questa serata, ma anche di questa Pasqua che ormai è vicinissima. Ecco, lei che tutti i giorni ha a che fare con i giovani e i giovanissimi, tastando il terreno e vivendo sul campo, quanto abbandono della speranza c'è e quanta sete di speranza cercano i più giovani? Abbandono della speranza credo che non ci sia mai, e credo che faccia proprio parte del nostro essere cristiani innanzitutto. Il cristiano, diciamo, si distingue proprio dal sorriso, e il sorriso è l'aspetto esteriore di chi ha speranza dentro. È per questo motivo che noi siamo, diciamo, una comunità che vuole portare speranza, perché il mondo va costruito sulla speranza. Potrebbe sembrare un qualcosa di utopico, ma non è così, perché partendo proprio con i piedi a terra ci rendiamo conto che un uomo, se non vive di speranza, diciamo che potrebbe da subito perdere ogni presupposto. Allora noi vogliamo, proprio alla luce dell'insegnamento evangelico, alla luce del cristianesimo, portare speranza non soltanto a quelli che sono vicino a noi, quindi come comunità educativa, ma a tutti, a tutte le persone, al prossimo, a tutti coloro che noi vediamo, perché la speranza credo che sia forse una delle poche certezze, tra virgolette, che sono rimaste. E davanti alla cattedrale termina il nostro viaggio in Molise. Seguiteci sempre su Telemolise, canale 1196 in Abruzzo, sul canale tematico Molise Mio 212, oppure potete trovare tutte le puntate di Viaggio in Molise sul sito internet www.telemolise.com.